durante i tuoi discorsi al pubblico, ai sudditi, Signore, se ti serve, non ti fare alcuno scrupolo di mentire. Spudoratamente fallo, ma quella menzogna bada bene, bisogna poi che tu la vada ripetendo in tempo breve per 2, 3, 4, 5, fino a 7 volte più, di modo che alla fine negli orecchi di chi ti ascolta il falso si sarà trasformata in una pura e inconfutabile verità. Abbiamo a che fare con una magistratura che è permeata dalle idee della sinistra e che si è messa in campo per cambiare ciò che gli italiani hanno deciso di fare con il loro voto. Troppo spesso in Italia i processi e le accuse da parte dei PM sono stati utilizzati contro gli avversari politici come strumenti di lotta politica. Io so superare lo sdegno nei confronti dei comportamenti di certa magistratura. Credo che sia doveroso da parte mia dedicare la mia attività a risolvere un problema, perché non credo che nessun cittadino italiano di buonsenso voglia una repubblica giudiziaria come quella che abbiamo. Siamo in un momento in cui io posso dire che la nostra non è una vera democrazia. Oggi è piuttosto una dittatura dei magistrati, è una magistratocrazia. Siamo partiti con la speranza di poter intervenire su quella che è l'emergenza del nostro Paese. L'esondazione che la magistratura ha fatto dal suo alveo e che ha inquinato la vita democratica e che inquina la vita democratica del nostro Paese. Ma devono essere recuperati alla società questi giudici che lo accusano! Carissimo Pinocchio, amico dei giorni.